Pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano resi a Dio per la possibilità che ci dà di condividere la sua parola. Ti voglio dire qualcosa di molto importante, perché è importante che noi condividiamo, leggiamo, meditiamo ed ascoltiamo la parola. Il Signore dice che la sua parola è una spada contro le forze dell'avversario, perché quando ci dice una parola, noi lo contrastiamo con un'altra parola che è quella di Dio. Ora, quando noi depositiamo la sua parola nel nostro cuore, ogni parola diventa una spada di dimensioni diverse, secondo il concetto che contiene. È come se noi nel nostro cuore avessimo spade di tutte le misure, per ogni circostanza, perché ci sono delle spade che sono lunghe un metro e cinquanta, altre sono cinquanta centimetri, altre sono più piccole. Mi ricordo mio padre quando tornava dalla guerra aveva una che era a forma di spada, ma si chiamava baionetta, che veniva messa davanti al fucile era così lunga il fucile che era un metro e cinquanta la baionetta veniva innestata davanti perché per combattere il nemico non si accostava molto e allora si pungeva ora guardando il combattimento spirituale il nostro nemico comune non ha paura di che diciamo noi vai a fai qua fai là sono tutte chiacchiere, ci giocherella perché ha avuto a che fare lui prima di tutto è astuto poi ha avuto a che fare con gente come noi fin da millenni perciò l'astuzia l'ha esercitata noi siamo così eh, abbiamo avuto poco spazio quel poco che abbiamo avuto non abbiamo manco curato bene le cose di Dio nella nostra vita e perciò come si usa dire da noi ci fa cotti e cucinati con le nostre parole, le nostre idee, la nostra volontà. Quello che ha paura è la parola del Signore. Quando noi diciamo, no, Dio dice così. È come se lavori in una grande azienda e tutti i sottocapi che ci sono, ognuno comanda a modo suo. Però quando dipendi dal padrone e tu dici, il padrone mi ha detto così. Tutti gli altri l'ha detto il padrone. Capito? Quando tu esegui la volontà del padrone, anche il direttore generale quando viene e tu gli dici "Il padrone mi ha detto così", lui non insiste più di tanto, perché conosce che il padrone ha maggiore autorità di lui. Questo esempio ti aiuta a comprendere che mettendo la parola del Signore nel nostro cuore, diventano tanti pezzettini di spade, tante spade, e ogni volta che viene con una idea diversa, noi abbiamo sempre la spada appropriata per il combattimento che ci viene a sottoporre. Perché lui normalmente viene dalle parti più deboli, dove siamo più deboli, dove siamo più tentati. Quando noi abbiamo la parola del Signore diciamo no, questo Dio ha detto che non lo devo fare. No, questo Dio ha detto che lo devo fare. Lui sa che quella parola è la parola di Dio stabilita nel cielo. E quella, paola, quella parola lui cerca di infilartene un'altra al posto di quella, ma se tu tieni ferma quella, lui non ci riesce. E in questo modo se ti attacca di qua, usi questa spada, se ti attacca di qua, usi questa, se ti attacca di qua, usi questa, se ne hai un'altra sulla fronte, usi questa. E così si va avanti nel combattimento. Ora, quando diciamo che condividiamo la parola del Signore, vuol dire, ed è molto importante, che essa è nutrimento, cibo, viene spiritualizzata e diventa forza nella nostra vita perché lo Spirito Santo la energizza e ci dà forza spirituale e forza anche fisica a volte, perché ci sentiamo deboli ma quando ci rivolgiamo al Signore ci sentiamo rinfrescanti si attiva la fede e la fede porta forza nella nostra vita. Ora hai capito molto bene perché. Ora c'è anche quest'altra cosa che ti sto dicendo stamattina, perché noi man mano che andiamo avanti lo Spirito Santo ci dà delle indicazioni per costruirci e farci comprendere quanto è importante leggere, condividere, meditare perché essa diventa nutrimento, diventa forza, diventa arma e poi noi ce la dobbiamo mettere per combattere e dobbiamo usarla per spegnere tutti i dardi. I dardi sono delle frecce che li usavano in guerra, frecce che sono appuntite, che si tirano. E non solo si tirano perché erano pungenti, ma li riscaldavano, li facevano roventi rossi e li tiravano, in modo che quando arrivava non solo faceva il buco, ma ti bruciava e ti lasciava una piaga, non facile da guarire perché era bruciata. Insomma, chi fa il guerriero sa come deve fare. Noi dobbiamo diventare guerrieri. Perché il nostro combattimento è chiaro: chiariamo che non dobbiamo combattere contro le persone. Chiariamolo perché sennò poi ci sono incomprensioni. Leggiamolo insieme in Efesini capitolo 6, verso 12. Contro le forze spirituali della malvagità. Perché se c'è il diavolo, Satana, le forze nemiche, le forze delle tenebre, le forze occulte, c'è anche quella di Dio. Che quella di Dio è superiore perché Gesù ci dà animo quando dice: Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Come dire: dove vai, vai. Io sono il grande e basta. Se tu ti appropri del mio potere tu sarai vincitore. Se vuoi combattere da solo, perdi prima di partire. Il nostro combattimento, perché se no ci mettiamo a combattere tra noi e noi. Noi dobbiamo guardare dietro le quinte, dalla forza che viene nel parlare di coloro che vengono usati dal diavolo. Come Gesù disse a Pietro, allontanati da me, Satana, perché mi sei di scandalo. In parole diverse non era Pietro, Gesù stava parlando a quella forza che veniva dalla parte di Satana. Per tentare Pietro, per fargli dire le cose che non doveva dire. Perciò noi dobbiamo combattere non contro il fratello, contro la sorella, contro l'amico, contro il nemico, dobbiamo attaccare quelle forze, dobbiamo essere aperti al combattimento spirituale. Cioè, mentre noi parliamo con una persona, quando siamo forti nel Signore, lo Spirito Santo ci fa comprendere che cosa c'è dietro, chi sta parlando attraverso di lui. E noi nel nome di Gesù Cristo sconfiggiamo quelle forze. A volte non lo dobbiamo dire neppure per non impressionare la persona che si trova. Perciò Dio ci ha dato, attenzione sorelle, fratelli, se sei battezzato nello Spirito Santo, la lingua dello Spirito ti serve anche per non intimorire la persona, ma combattere quella mala bestia che c'è dietro. Perché il nostro combattimento, leggiamo insieme, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, lo dice chiaro, le forze delle tenebre, il regno delle tenebre, l'occulto, l'occultismo e tutto quello che si fa. Contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, i luoghi celesti sono nella sfera intorno a noi, su di noi, ma c'è anche un'atmosfera dentro di noi che può essere attaccata, che è quella carnale. Ora abbiamo compreso bene allora un'altra cosa, perché la parola di Dio è importante, perché quando tu sei attaccato, sei attaccato senza scomporti molto, dici "No, il Signore dice così" e basta e non gli dai più retta. E non gli dai retta, lo lasci lui continua a suggerirti altre cose, tu hai il concetto chiaro che Dio dice così e tu dici ma dici tutto quello che vuoi, ma Dio non dice così. Eh? Come quando amministriamo la parola con i settari, con quelli che hanno le loro tradizioni che non sono confrontabili con la Bibbia, diventa facile portare la parola. La Bibbia non dice così. Il Vangelo non dice così. Questa è un'altra cosa, ma non è il Vangelo. Allora se tu cristiano mi vuoi parlare del Vangelo e mi parli di tradizioni che non sono nel Vangelo, e allora mi devi far sapere di che cosa vuoi parlare, del Vangelo di Gesù Cristo o della tua setta. Chiaro. Noi abbiamo, dobbiamo avere come cristiani un interesse di parlare, propagare, alimentare tutto ciò che, è, che viene dalla parola di Dio, perché il cristiano è un piccolo Cristo che si muove e che man mano trasferisce il potere di Cristo nella nostra vita. È chiaro? Beh, allora dobbiamo sempre pregare prima. Preghiamo il Signore. Chiudi gli occhi, apri il cuore e vedrai che un poco alla volta lo Spirito Santo, se tu stai seguendo, ti accorgi che lo Spirito Santo piano piano ti sta facendo ricordare tante cosettine che ti sono utili. Un suggerimento ti voglio dare, come amministratore delle cose spirituali e divine come colui che esprime la parola del Signore in tuo beneficio, quando comprendi qualcosa devi subito cominciare a prendere i provvedimenti, perché se no non cresci. È come uno che sa che il pane è buono, non se lo mangia e poi resta rachitico, non cresce più. Perciò è importante. Come comprendi una cosa? Dice Signore, dice così, mi voglio accertare, sì è vero, dice così. Signore, grazie, allora sta cosa devo cominciare a farla, sta cosa non la devo fare più. E eh? con calma, non devi andare troppo di fretta che vuoi raggiungere non so che cosa. Ci sono dei credenti che una settimana fanno mare e monti e poi non fanno né monti né mari. E eh? a, a stralci. No, noi dobbiamo essere stabili e continui. E così si cresce, la perseveranza. Una dieta appropriata al nostro, al nostro modo di camminare, di muoverci, come quella naturale. Kama Shanda, preghiamo il Signore insieme, dai, che il Signore ci vuole parlare veramente. Signore, veniamo a te insieme con ogni fratello, ogni sorella che siamo insieme, per chiederti oggi che tu, per lo Spirito Santo, ci interpreti la parola che noi leggiamo e che resti depositata nel nostro cuore, che ogni volta che ne abbiamo bisogno, essa parola diventa la parola portata di mano, la spada portata di mano per combattere le insidie dell'avversario e perseverare e continuare ad essere dei soldati valorosi nel tuo esercito qui sul pianeta Terra. Signore, presentiamo tutti coloro che sono insieme con noi da levanti a ponente, a nord a sud, dall'altra parte del globo, dovunque arriva parole di vita, dovunque arriva la tua parola attraverso tutti i mezzi che ci hai dato. Signore, noi lì ci mettiamo insieme per invocare il tuo Santo Spirito che parli al nostro cuore. Insieme ti diciamo: "Venga il tuo regno, le direttive che servono per crescere secondo i principi del regno di Dio, del regno tuo, e che il tuo regno con il suo potere prenda corpo e forza nella nostra vita, applicando quei principi per crescere nella fede, nella conoscenza e nel poterti servire meglio per la gloria di Gesù. Te lo chiediamo tutti insieme nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Non dimenticare di dire Amen. Amen. vuol dire sì. Ci voglio stare pure io in questa riunione e perciò dico sì, sia così, perché in questi principi voglio crescere pure io. Vogliamo leggere insieme questa mattina il Salmo 126, sono sei, sei piccoli versi, li leggiamo e poi li condividiamo insieme. Salmo 126, dal verso 1 al verso 6. Lo leggiamo piano piano così comprendiamo. Un canto dei pellegrinaggi. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia, di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro, le testimonianze delle nazioni vicine, dei nostri vicini, quando il Signore opera. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia perché erano ritornati dalla schiavitù, dalla cattività. Signore... Fai tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Dice Signore, adesso che siamo tornati noi, fa che vengano pure gli altri che sono ancora schiavi. Bello questa cosa. Quelli che seminano con lacrime mieteranno canti di, con, canti di gioia. Se ne vanno piangendo, se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Mm. Bella sta cosa. Cioè in parole diverse, quelli che sono tornati dalla schiavitù, dalla cattività, che sono ritornati come per un miracolo di Dio, per un intervento di Dio, perché la salvezza è un miracolo di Dio. Ora, una volta che sono ritornati o che siamo andati a Dio, che cosa succede? Che, questa è l'espressione di questo salmo, cominciamo a pregare, Signore, fai tornare pure quelli che sono ancora in cattività, che sono ancora lontani da te, che non vivono della ricchezza della gioia insieme con noi e insieme con te. E allora che cosa succede? Succede che per raggiungerli e per collaborare noi presentiamo al Signore, falli venire, falli tornare e cerchiamo di portare la parola per farli venire nell'ovile del Signore. E quando portiamo la parola, non è sempre facile. Qualche volta il nostro cuore piange, non sempre solo gli occhi, perché vorremmo vedere che la sorella stia meglio, che mio figlio, che mia figlia, che la mia, mio parente, che mio padre, perché conosciamo che sono ancora in cattività. E allora c'è dentro di noi un dispiacere che li vogliamo vedere salvati e quando pensiamo poi nel paradiso di non averli con noi, veramente stiamo dispiaciuti. Allora con tutto il cuore cominciamo ad inseminare la parola del Signore perché tornino, vengano fuori dalla schiavitù del peccato e si convertano a Dio. E ci vuole un po' di impegno. Ora guardiamolo insieme. Questa è la preghiera per la restaurazione, questo piccolo salmo. Cominciamo dal verso 1 insieme, 126.1. Così lo guardiamo e Dio ci deve parlare stamattina perché veramente la parola del Signore si ravviva al nostro cuore. E sono certo che comprendiamo e diventerà anche ogni pezzettino una spada per combattere contro le forze dell'avversario. Quando il Signore ci fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare, perché quando Dio interviene è come un sogno. Soressa se sei stata salvata. Te, se sei stato salvato. Subito dopo la conversione, un minuto prima dici, ma che bello, era così bello e io non lo sapevo, ma Signore come mai non l'ho capito prima? Il ritorno al Signore dopo un periodo di ferie spirituali, chiamiamolo così, da un periodo di cattività, chiamiamolo, di schiavitù, è come un sogno. Sembrava impossibile. Ma Dio lo ha fatto perché la salvezza, la liberazione ce la dà solo il Signore. Noi non abbiamo il potere di liberarci. Lui ci libera e lo fa come in un batter d'occhio. Oh che bello Signore farlo anche stamattina con il fratello, con la sorella, che tu possa mentre annunciamo la parola del Signore. Sentire quella libertà interiore che ti fa dire, oh Signore, tu mi hai salvato, mi hai salvato adesso. Perché lui lo fa mentre noi meno ce l'aspettiamo, lui opera e può operare adesso. Ti fa sentire come scaricato di un peso interiore. E quando siamo sotto il peso del peccato, dà l'impressione che camminiamo con un peso dentro come se portassimo 30-40 kg, a volte anche di più ci sentiamo affannati. Quando arriva lo Spirito Santo e fa eh, sgombera, porta salvezza, porta liberazione, ti senti tutto snodato, ti senti libero interi interiormente che non riesci a trovare le parole. Ma Dio lo fa. Guardiamo nel verso 2. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. L'unica volta che possiamo vedere gente felice è quando il Signore ci salva. Sorrisi sulle labbra e gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro, cioè. Se ne accorgono i nostri vicini che il Signore ha fatto qualcosa nella nostra vita. Quando non se ne accorgono, allora stiamo in pericolo, sorelle e fratelli. La salvezza quando arriva in un cuore, non solo ce ne accorgiamo noi, se ne accorgono anche quelli intorno a noi. In un mondo soprannaturale. Dio interviene sempre, liberazione. Ci sono anche le liberazioni pratiche che ci aiutano a confrontare come Dio opera alla grande. Guardiamo una liberazione che Dio fece del suo popolo in un modo soprannaturale in secondo re capitolo 19 verso 35. Perché mentre parliamo di noi singoli abbiamo a confronto anche le liberazioni che Dio ha fatto nel suo popolo ma operazioni potenti guardiamo leggiamolo insieme perché Dio opera alla grande quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini e quando la gente si alzò la mattina ecco erano tutti cadaveri <ride> Dio libera in un modo potente noi ci possiamo aspettare Mentre ti sto dicendo che Dio ti può liberare in questo momento, i fatti ce lo confermano, perché Dio in una notte contro l'esercito dei Siri mandò un solo angelo e stecchi, la mattina li trovarono tutti i cadaveri, eh, gente scelta per la guerra, 185.000 soldati generali e tutto l'esercito, in una notte, la mattina, li trovarono tutti i cadaveri. Guardiamolo insieme, altro che bomba atomica. Leggiamolo un'altra volta. Perciò il Signore ti può liberare adesso. Mentre parliamo, il Signore ti può liberare. Quella stessa notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uom 185 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, er, ecco, erano tutti i cadaveri. Sai perché ti dico che mentre parliamo, lo Spirito Santo ti può dare quella libertà che tu hai bisogno. Perché è lo stesso Dio, è lo Spirito di Dio che fa queste cose. Non è per potenza, né per forza, ma per lo Spirito del Signore che ti vuole rinnovare se tu apri il cuore a Lui mentre ascoltiamo la sua parola. Dio interviene oltre le nostre aspettative, Esse, essere liberati è un atto potente di Dio. Guardiamo insieme nel Salmo 85 verso 1, perché abbiamo a testimonianza la parola di Dio, di opere che Egli già ha fatto, perciò non restiamo col punto interrogativo, ma forse non lo può fare, no, Dio già l'ha fatto. O oh, Signore, tu sei stato propizio alla tua terra, hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione. Dio libera e perdona pure. E ti può perdonare ora. Guardiamo nel verso 2. Ti vuole riconciliare con lui e ti può perdonare in questo momento se tu dici, Signore, io vengo a te, ho bisogno di te, perdonami. Lui ti perdona. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Gloria al Signore. Questa è l'opera del Signore, che all'improvviso, un atto di fede, Egli cambia la nostra vita e porta perdono, porta riconciliazione. Lo Spirito Santo sentiamo nella nostra vita, che ha cambiato tutto. In un mondo... In un modo sovrannaturale, abbiamo detto, quando le due parti si accordano, quando noi andiamo a Dio come andò Davide nel Salmo 51, Signore, abbi pietà di me, io ho bisogno di te veramente. Dio è pronto a perdonare ed ecco che le due parti si uniscono, non sono più nemici, sono amici. Non sono più in discordia, abbiamo fatto pace con Dio. Il suo perdono, quando noi andiamo e gli chiediamo perdono, lui ci dà il suo perdono e non si stanca di perdonare. La lode riempie il nostro cuore. Guardiamo come lo spiega nel salmo che stavamo leggendo. 130, 126, il verso 4. La lode trabocca nel nostro cuore quando facciamo pace con Dio. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Negev è una zona in Israele. Nel nostro cuore comincia la preghiera. Questa è una preghiera che salvi i nostri cari che sono ancora deportati che sono ancora schiavi del peccato che sono sotto il peso del peccato noi sentiamo il bisogno che vengano alla salvezza e sentiamo di dire Signore falli venire a te gloria al signore Guardiamo nel verso 5. Che bello Signore che sei. Quelli che seminano in lacrime mieteranno con canti di gioia. Allora questa azione di voler vedere i nostri cari che vengano liberati ci impegna il pianto nel nostro cuore. Il sentimento di passione diventa un pianto presso Dio per dire Signore salva mio figlio, salva mia figlia, salva Signore i credenti. E poi che dire un'altra cosa? Salva i salvati perché molti professano di essere salvati ma non sono salvati. Perché vivono una vita disordinata vivono ancora come in schiavitù, vivono come ancora dei deportati. E allora il nostro cuore l'angue e piange perché molte volte lo Spirito Santo ci porta a piangere, Sc vediamo le lacrime che scendono. Gloria al Signore, dentro di noi lo Spirito Santo ci fa piangere. E ci accorgiamo che non sono lacrime che vengono dal, dai nostri occhi, sono delle lacrime che scorrono come escono da noi ma non sono le nostre. Lo Spirito Santo fa cose, cose, cose dell'altro mondo. E allora eccoci qua. Sappiamo che il seme, stiamo parlando di seminare, che cosa dobbiamo seminare? Che cosa dobbiamo seminare? Il primo seme che noi dobbiamo comunicare, inseminare è Cristo, come dice nella Epistola ai Galati, capitolo 3, verso 16: Gesù è il seme. Figlio di Davide, seme di Abramo, che ha cambiato la nostra vita. Noi che cosa possiamo dare ai fratelli, alle sorelle, a coloro che sono ancora in schiavitù? Solo il seme del figlio di Davide, il grande campione e salvatore Gesù Cristo. Le promesse. Furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie come al plurale, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice alla tua progenie che è Cristo. Cioè, adesso re, per seminare noi che cosa possiamo seminare se non la parola di Cristo? Perché Cristo quando penetra in un cuore porta nuova vita. E non è sempre facile, qualche volta lo seminiamo con lacrime. Alleluia. Io so che qualcuno mi capisce e qualcuno no. Però io parlo a chi mi capisce, sto parlando a qualcuno che capisce. La progenie vuol dire il seme, fa riferimento al più grande fra i discendenti di Abramo, Gesù Cristo. Quello è il seme. Il gene della nuova vita. Che viene seminato attraverso la parola, la parola di Dio, che è il seme. Diventiamo seminatori della parola, seminatori della conoscenza di Cristo, che salva, guarisce, libera e sta per ritornare. Leggiamo insieme in Luca 8,11 per chiarire. Quanto è bella la parola che si spiega da sé. Luca 8.11 ci dice che il seme è la parola di Dio. Ora questo è il significato della parabola. Il seme è la parola di Dio. Ora che abbiamo compreso il seminatore che esce a seminare, che cosa semina? La parola o semina Cristo, il figlio di Davide? Parlandone noi inseminiamo nei cuori il potere di Cristo, il figlio di Davide. Perché a nostra volta siamo noi stessi seme. Guardiamo come lo dice bene in Matteo 13,38. Dice che i figlioli del regno, quelli che sono stati liberati, sono quelli che diventano seme, che penetriamo nella società, nei nostri parenti, nei nostri vicini e inseminiamo il potere di Cristo che è pronto a salvare. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno. Leggiamolo insieme, fammelo guardare fratello. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, cioè siamo noi. Che andiamo a seminare togliendo le zizzanie per seminare la parola di Dio. I veri credenti che seminano la parola di Dio. Per seminare la parola di Dio, questo salmo ci dice che cosa succede. Leggiamo insieme il verso quinto del, del salmo 126, verso 5. Così. Abbiamo compreso, comprendiamo con l'aiuto del Signore. Poi se te li scrivi e li vai a rileggere, lo Spirito Santo ti dà altro nutrimento. Quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia. Se non semini proprio, sei un passivo, sei uno che, che ti ha chiamato a fare, Signore. Sei il campo e il mondo. E noi siamo i figli che dobbiamo seminare il buon seme. E il seme è la parola di Dio che porta a Cristo. Se il credente non semina, certo che dovrà seminare con lacrime Ma mieteremo con canti di gioia perché vediamo che il Signore continua a salvare. Alleluia. Gloria al Signore. E c'è grande gioia quando un'anima tu la porti al Signore, condividi la gioia della persona che tu hai portato a Cristo. Ci sono canti di gioia nel tuo cuore. Lacrime è un vero e proprio combattimento, perciò ci sono le lacrime. Un vero e proprio combattimento spirituale. Il pianto. Possono essere le preghiere. Mm -hmm. Sai che ci sono delle preghiere liquide? Che non ci sono molte parole, ma sono inzuppate di lacrime. Guardiamone una, leggiamola insieme in Secondo Re, capitolo 20, verso 5. Uno che prega con le lacrime, torna indietro. Dì a Ezechia, principe del mio popolo, così parla il Signore Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io ti guarisco, fra tre giorni salirai alla casa del Signore con una risposta rapida. Leggiamo nel verso 6 questa risposta rapida quanto è bella. Aggiungerò alla tua vita 15 anni, libererò te e questa città dalle mani del re di Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo con una risposta rapida il seme abbiamo bisogno di Gesù che è il seme il seme di Davide come diceva il cieco di Gerico diceva Gesù figlio di Davide apri pietà di me oggi si parla facilmente di consulenza anche qualche pastore, un po' di consulenza spirituale, dobbiamo parlare, dobbiamo studiare un po' di psicologia, un po' di ps psicanalisi, dobbiamo fare delle sedute per capire, dobbiamo farla parlare, poi consulenza. Il cieco non cercava consulenza, cercava il seme di Davide, gloria al Signore, cercava il seme di Davide, il Messia che doveva fargli restituire la vista. Abbiamo visto la risposta rapida che fa Dio. Noi non lo dobbiamo fare per Davide, Dio dice qui per amore di Davide, noi abbiamo il figlio di Davide, Gesù Cristo, che possiamo andare a lui, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E immediatamente Gesù, esattamente come succede qui, dice: Vieni qua, che vuoi, che io recuperi la vista, siete fatto Immediatamente mentre seminiamo, ci sono anche altri tipi di lacrime, perché nella semina che facciamo incontriamo più categorie di persone e ognuno ha delle lacrime diverse. Qui abbiamo visto le lacrime di Ezechia che portò guarigione immediatamente, risposta, liberazione dal, dall'esercito nemico e 15 anni di vita. Per amore di Davide mio servo era il figlio di Davide. Guardiamo un altro tipo di lacrime. Nella Genesi capitolo 33 verso 4, quando noi seminiamo incontriamo categorie diverse, lacrime diverse. Genesi 33 4. Ed Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. E che pianto è questo? Questo è pianto di riconciliazione, sì sì. Quando il Signore opera nella nostra vita mentre noi seminiamo la parola di Dio. Mentre annunziamo Gesù Cristo Salvatore del mondo, quando viene ricevuto nella vita di un credente, non può non, che, non può non essere riconciliato con Dio prima di tutto, ma riconciliato con i fratelli, con le sorelle. Addirittura si può piangere, ma è un pianto di riconciliazione, di gioia. Le minacce, i vecchi ricordi vengono cancellati. Dio ci deve aiutare. Quando noi seminiamo sul cammino nel campo che è il mondo, annunciando la parola, ci troviamo a piangere in più direzioni con pianti diversi. Guardiamo un altro pianto di compassione in Giovanni capitolo 11 verso 35. Qui è Gesù che piange. Lacrime di compassione. Gesù pianse, è un verso cortissimo. Si trovava di fronte alla tomba di Lazzaro, a causa del peccato è venuta la morte nel mondo. Gesù nel vedere questa scena in quella famiglia, è come dire, a causa del peccato regna la morte, ma io sono venuto perché devo portare la vita. Questo lo commuove, piange di compassione per il genere umano e si convince che non solo deve portare la vita nella, vita, nella, nella, vita di, nella morte di, di Lazzaro, ma deve portare la vita anche per noi. Può costare, ma è un pianto di compassione non solo per Lazzaro, è un pianto di compassione per ognuno di noi che egli... Ha portato la vita, ha smantellato la morte e ha portato la vita, gloria al Signore, lacrime di compassione in contrasto con chi fa solo rumore. Là c'era pure gente che faceva rumore, uh, uh, quelli che piangevano, quelli che venivano pagati per piangere, facevano solo il rumore ma non avevano nessuna, nessuna compassione. Riesci a piangere con quelli che piangono, riusciamo a piangere con quelli che piangono facilmente. Guardiamo un altro tipo di pianto. Quando seminiamo seminiamo con pianti, dice la parola del Signore. Ma quando raccogliamo che vediamo i risultati siamo pieni di gioia. Guardiamo che cosa succede in Ester, capitolo 4, verso 1. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città mandando alte, mandando alte e amare grida. E si usava così oh, per annunciare che c'era un disastro in corso. Guardiamo nel verso 3 dello stesso capitolo, un pianto di disperazione, perché il popolo è stato fatto da un nemico la dichiarazione che deve essere trucidato, deve essere, devono essere morti, il popolo di Dio che deve essere... Questo pensa il nemico. Ma Dio interviene. In ogni provincia dovunque giungevano l'ordine del re, il suo decreto ci fu grande angoscia tra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano e a molti facevano da letto il sacco e le cenere e la cenere. Guardiamo pure nel verso 16, così ci aiuta a comprendere lo stato di disperazione di voler vedere un cambiamento il popolo di Dio che si appressa va a Dio e dice: Signore, tu devi cambiare la situazione. Infatti, Dio la cambiò perché Aman, che aveva fatto una forca di 25 metri, un palo di 25 metri per appenderci Mardocheo e poi distruggere tutto il popolo, Dio cambiò le cose e fu Aman che aveva fatto il palo di 25 metri appeso a quel palo. Il popolo liberato è con un decreto che dovevano rispettare questo popolo su tutto il territorio dove il re dominava. Dio cambia le cose, Alleluia! Va a radunare tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo. E dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, vai al verso prossimo. E se devo morire, e se devo perire, che io perisca, però voglio rischiare. E Dio intervenne, sono lacrime di disperazione. Quelle che abbiamo bisogno oggi per la nostra nazione, noi credenti. Dobbiamo andare al Signore perché questa nazione, oltre alle leggi che stanno facendo ogni giorno contrarie alla parola di Dio, ma va lo sfascio ogni giorno perché il giudizio di Dio è già su di noi, perché noi tolleriamo che vengano fatte delle leggi contrarie alle leggi di Dio e se non ci ravvediamo. Non entriamo nella disperazione di un ravvedimento serio. Noi popolo italiano che abbiamo pure la Chiesa Cattolica e il Papa che non se ne importa proprio, non cambia nulla di quelle che sono le regole della parola del Signore, continua con la sua idolatria contro la parola del Signore e questo è un danno per la nostra nazione perché la nostra nazione è più infettata di idolatria di tante altre nazioni anziché essere meglio stiamo peggio abbiamo bisogno di un ritorno a Dio alla parola di Dio e gridare al Signore con tutto il cuore per coinvolgere il popolo di Dio su larga scala e per la nostra nazione questi sono i metodi che portano cambiamento guardiamo un altro tipo di pianto quando noi seminiamo se la parola di Dio dice che semineremo con pianto, guardiamo che tipo di pianto noi dobbiamo affrontare ogni giorno quando seminiamo. Leggiamo insieme in Isaia capitolo 42 verso 14, lacrime di travaglio, quando deve partorire una vita nuova. Ci sono delle lacrime, dei dolori, spiritualmente parlando è la stessa cosa. Per lungo tempo ho taciuto, me ne sono stato tranquillo, mi sono trattenuto, ora griderò come una che sta per partorire, respirerò affannosamente e sbufferò a un tempo. Lacrime di travaglio. Ci sono delle anime che sono pronte per nascere. Dio vuole e noi dobbiamo collaborare con Dio, come Gesù per la Samaritana. Gesù per la Samaritana, per portare la Samaritana a Dio e poi portare i Samaritani, quando era ora di mangiare egli disse che aveva un altro cibo perché doveva partorire la nuova vita nella donna samaritana che aveva bisogno della nuova vita di Cristo, la vita dello Spirito e i samaritani avevano bisogno della testimonianza e della nuova vita che porta Cristo e c'erano lacrime di travaglio perché doveva nascere una nuova comunità in questa zona dove C'erano le tenebre e coloro che dovevano portare la parola si sentivano superiori e non ci andavano neppure a passare, come stiamo facendo noi in molte aree della nostra nazione. Alcune zone sono proprio non toccate dai credenti perché sono zone di seconda classe. Gesù, per lui non ci sono zone di prima classe, zone di seconda classe. Per Gesù i samaritani sono come i giudei e i giudei sono come i samaritani. Ma perché doveva partorire una nuova vita in quella donna, in quell'area, in quella cittadina? Gesù non mangia perché ha un altro cibo più importante. Che Sono pronte per nascere, Dio vuole. Noi dobbiamo collaborare con Dio, come Gesù per la Samaritana. Più importante che mangiare, e anche c'è un altro pianto, gloria al Signore. In Gioele capitolo 2, verso 12: quando seminiamo, ci troviamo, ci possiamo trovare a piangere con più categorie, ma quello che è importante è seminare perché il seme produce raccolto, gloria al Signore. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, sottolinea pianti, e con lamenti. Di ravvedimento, aiutare a capire questa parte importante e spiritualmente parlando. Guardiamo nel verso 13. Stracciatevi il cuore, non le vesti, tornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira all e pieno di bontà e si pente del male che manda. Gloria al Signore. Questo è un altro tipo di pianto, pianto di ravvedimento che fa parte sempre di dove si va a seminare. Il seminatore affronta tutti questi tipi di pianti. Però guardiamo nel verso 6, nel verso 6 del Salmo 126, la notizia è bella, la notizia è buona. Perché andiamo a seminare con pianto ma raccogliamo con gioia. Guardiamolo insieme. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere. Abbiamo visto sei tipi di pianto per colui, per colei che semina. Ma abbiamo visto che Dio interviene. Dio interviene sempre. Sei tipi di pianto. Quando noi seminiamo possiamo trovarci una volta, una parte, una volta, un'altra, una volta, un'altra, una volta, un'altra. Non ha importanza, ma la parola del Signore dice qualcosa di molto importante. Sore, frate, se stai piangendo per seminare dove Dio ti ha messo a seminare, non ti preoccupare. Perché oggi il Signore ti sta dicendo qualcosa di molto importante. Lo leggiamo insieme, prendila come parola del Signore perché il Signore è fedele. Ascolta bene, leggi e conservati questa parola perché questa è importante. Non ti fermare di seminare, anche se devi piangere. Guardiamo insieme, se ne va piangendo colui, colei che porta il seme da spargere. Ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Noi non torni, quando seminiamo la parola del Signore, non torniamo mai senza un raccolto dalla mano potente di Dio, che soprannaturalmente egli scende, si abbassa ed opera in favore di coloro che viene inseminata la parola di Dio perché le nostre preghiere, la nostra semina, la nostra passione, di condividere con parecchie categorie, però quello che è importante è che torniamo con canti di gioia perché vediamo le anime che vengono salvate perché Dio ancora salva, guarisce, battezza nello Spirito Santo e sta per ritornare, spargendo lacrime di contrizione per il peccato, ma riportiamo il raccolto dell'abbondanza delle promesse di Dio che è il raccolto di benedizione, risposte esaudite, anime salvate e Dio che viene glorificato. Questo si chiama risveglio che noi stiamo seminando. Tu stai seminando per vedere il risveglio nelle persone singole. Ma noi ce l'aspettiamo ancora di più in tutta la nazione. Dovunque arriva la parola del Signore, lo Spirito Santo produce risveglio e noi, anche se qualche lacrima deve venire fuori, ben venga, perché siamo certi che coloro, leggiamo insieme, che se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà. Con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Noi stiamo aspettando un grande raccolto per l'avanzamento del regno di Dio e a dire di più ci stiamo aspettando una nuova Pentecoste. Perciò ogni giorno, fratello, sorelle, Ogni giorno seminiamo, non ti fermare di seminare, lascia perdere tutte le chiacchiere, tutte le storie, tutte le religiosità, tutti quelli che ti vogliono fermare, continua a seminare anche se c'è qualche lacrima che deve scorrere sui tuoi occhi perché Dio è fedele. Abbiamo visto che Dio risponde e Dio risponde pure a te. Perseveriamo in questo. Vogliamo pregare il Signore? che ti rafforzi oggi, perché non tutti ca hanno capito quello che sto dicendo. Io sto parlando a te che hai capito, tutti quelli che siamo insieme. Qualcuno non ha capito, però c'è qualcuno che ha capito. E per te che hai capito voglio pregare insieme con te e anche se c'è qualche lacrima che ancora devi versare per tuo figlio, per tua moglie, per il tuo parente, per qualche credente, qualcuno che gli vuoi bene, qualcuno che Dio mette sul tuo cammino, non ti preoccupare. Persevera perché il Signore ti darà un grande raccolto, più semini e più raccogli, non ti preoccupare, tanto noi dobbiamo sprecare la nostra vita in qualsiasi modo vale la pena sprecarlo per la semina, perché vediamo il raccolto, anziché sprecarla in cose che non servono a niente, consumiamola alla lode e alla gloria di Dio, seminando la parola, seminando il buon seme, seminando il gene di Abramo, cioè portare la parola di Cristo che è ancora salva, guarisce, battezza. E torna, noi stiamo aspettando il suo ritorno per essere da lui onorati perché egli porta il suo premio, io ho il mio premio nella mano e te lo porto, lui ha un premio per te, uno per me, secondo quello che ognuno di noi risponde alla chiamata che ha ricevuto da Dio. Io voglio pregare. Per te che hai capito che cosa voglio dire? Per te che la parola del Signore ti ha parlato. Io so che chi ha capito e chi non ha capito, ma questo, questa è una preghiera per chi ha capito. Per chi già c'è qualche lacrima per qualche caro, per qualche cara, per qualche impegno che il Signore ti ha affidato il Signore ti sta dicendo che vedrai la gloria di Dio che si manifesta, non ti fermare. Voglio pregare con te e voglio pregare per te. Sì, sì. Alza la tua mano verso la televisione che preghiamo insieme. Signore ti voglio presentare la sorella e il fratello che hanno capito che cosa abbiamo detto. Sì, sì, Signore. Ti voglio presentare il fratello, la sorella che già qualche volta hanno dovuto prendere il fazzoletto per asciugare le loro lacrime. Signore, grazie per la tua parola, perché la tua parola dice che ci sarà un raccolto e questo è importante perché il raccolto non deve essere nostro, il raccolto deve essere tuo. Noi dobbiamo gioire soltanto insieme con te, insieme con coloro che sono prodotto della semina che tu ci hai affidato e vogliamo gioire insieme con ognuno che si converte a te. Signore, continua a parlare a nostri cuori. Ed incoraggiaci perché ancora oggi ci hai fatto vedere che dove è stato seminato con lacrime ci sono stati dei risultati potenti, ma non sono i risultati nostri, sono i tuoi perché tu sei intervenuto ed hai dato la risposta. E noi ci aspettiamo che tu, Gesù, figlio di Davide, ti abbassi ora su ogni cuore che ti cerca per portare salvezza, liberazione, tirarli fuori dalla schiavitù, tirarli fuori dalla Babilonia, tirarli fuori dalla schiavitù. Sì, Signore, nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Amen. Vogliamo cantare insieme un bel canto che... L'872, vogliamo invocare il fiume di Dio che riversi la sua benedizione nei nostri cuori in ciascuno di noi. 872, che dice il tuo fiume in me, vogliamo il fiume della benedizione di Dio che fluisce, l'amore di Dio che fluisce nei nostri cuori col potere dello Spirito Santo per continuare ad annunciare la parola di Dio e continuare a seminare senza fermarci cantiamolo insieme città a porta luce, il Signore che spende su di me, il suo calore mi dà la gioia. qualunque e mai si fermerà riempie cuore la mia anima la io per frutto darò per tale gloria sono a te ti adorerò Signore perché il tuo fiume di me scolle la trono di Dio il fiume che mi porta a Il mio cuore e la mia anima, come un albero io, frutto darò, per dare gloria solo a Te, Ti adorerò, Signore perché il tuo fiume è in me, scuole dal trono di Dio, il fiume che mi porta a vita, darò, per dare gloria solo a te, ti adorerò, Signore, perché? richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. C'è il verso 4 del salmo che abbiamo letto che dice Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Nel deserto normalmente non c'è acqua, ma quando Dio interviene ci sorprende, perché anche nel deserto i nostri cuori erano come un deserto prima di aver incontrato Dio quando Gesù è venuto nella nostra vita è diventata una sorgente non soltanto per noi ma Dio ci fa grazia questa sorgente di riversarla su quanti abbiamo la possibilità ogni giorno perciò Gesù dice che fiumi di acqua viva sgorgeranno dal seno di coloro che credono in me cioè noi eravamo come un deserto quando lo Spirito Santo ha iniziato l'opera di risveglio nella nostra vita, ci ha riempito di quella sorgente che ci ha riempiti e abbiamo anche il surplus tra bocca che questa sorgente la riversiamo anche nella semina che portiamo, perché quelli che seminano con lacrime leggiamo mieteranno con canti di gioia. Alleluia. Cioè ciò che abbiamo ricevuto lo riseminiamo perché il Signore deve raccogliere un grande raccolto di anime. Gesù proprio questo vuole. La cosa più che piace al Signore è che noi portiamo anime. Non siamo noi a portarle, è la parola. Noi seminiamo la parola e la parola porta anime. Addio. ci vediamo stasera Dio piacendo alle ore 19.30 e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore e preghiamo insieme ricordati che la parola del Signore ogni pezzettino che metti dentro è una spada che ti serve per poi combattere il buon combattimento della fede più spade hai e più in ogni occasione ne prendi una per ogni occasione e ti difendi e sarai più che vincitore con il Signore. Ci vediamo stasera. Pace a te. Buona giornata.